Ringrazio Don Ilario dell'affettuoso invito, sempre attuale perché è sempre molto insistente Don Ilario che il Vescovo venga a visitarmi. Lo ringrazio per questo e per il suo generoso servizio. Padre Tarquinio, un saluto all'amico Padre Giovanni, a Padre Cristoforo Benedettino Africano, al signor Sindaco, che è la prima volta, credo, che ci incontriamo in una situazione ufficiale, e a tutti voi. Sono proprio contento di essere qui in occasione della festa di San Biagio, che noi oggi celebriamo sotto il titolo della Candelora, perché è un momento importante, per condividere cuore a cuore la situazione che stiamo vivendo, con affetto, comprensione, solidarietà grandissima. Mi sono voluto mettere gli occhiali per vederci meglio, ma è inevitabile constatare che le nostre fila si sono un po' assottigliate in questo periodo. Si notano nella nostra chiesa dei vuoti. Guai a voi e guai a Don Ilario se prendesse queste parole come un'osservazione critica. Io non sono il federale che viene a fare l'ispezione e misura e fa la visita a tutti. Sono il pastore che sa quanto sia duro vivere questo periodo e doloroso rialzarsi, speriamo, dopo aver subito le bastonate. Non mancavano, non posso dire le parolacce perché siamo in chiesa, gli stolti che appena scoppiò la pandemia dicevano: sarà una salutare potatura, vedrete, andrà tutto meglio, ci risveglieremo. Io non capisco e non condivido l'ottimismo di regime, perché è stupido. Ho la speranza cristiana. La speranza cristiana si distingue dall'ottimismo del mondo, dall'allegria, allegria del famoso presentatore, perché quest'ultima allegria dice: sta tranquillo, le cose si rimettono a posto. La speranza cristiana dice: può passare anche il Venerdì Santo, ma verrà Pasqua. Può passare la catastrofe, ma ricominceremo. E io mi rivolgo a voi con questo spirito, con questo affetto, perché voi siete coloro, direbbe Gesù, che hanno perseverato con me nell'ora della prova. Cioè, perché c'è stato questo cedimento? Ovviamente, come tutte le cose serie, la gente non se lo domanda. Io credo che questo cedimento sia stato una specie di scossone, di vaglio, fra chi aveva una fede, permettetemi, attaccata con lo sputo e chi l'aveva dentro. Secondo, questo è difeso dal modo come ognuno di noi intende la salvezza di Dio. Perché il prete o il vescovo non ha bisogno di invitare la gente ad essere religiosa in qualunque modo, ma a essere cristiana. Che differenza c'è? Nella religione, a qualunque modo, è uno scambio. Io prego e tu mi dai, io pago ma voglio avere, io faccio l'elemosina, accendo la candela, metti il fiore, io mi raccomando ma voglio i risultati, se no che ci vengo a fare? Nessuno dirà
di avere una religione così, ma la prova è quando arrivano dei momenti come questi 2 anni che abbiamo passato, in cui si presentano alla vita delle persone emergenze, problemi grossi, problemi che ti sconvolgono un po' la vita, dove anche inconsciamente tagli le cose che ti interessano meno, ma trovi più radicamento nelle cose che ti interessano davvero. Io non dico che a noi non ci interessa la religione, a questo popolo, ma la religione è intesa in un certo modo. Noi la religione la intendiamo come in base alla figura di Gesù Cristo. Presentazione al Tempio, a Israele, alla Chiesa, a Corchiano. Questo Cristo che viene, com'è? Si fa presto a dire Messia, si fa presto a dire Salvatore, perché dietro queste sigle ognuno ci mette quello che gli serve. Diventa un interesse, diventa uno scambio, diventa una furbata. Le cose dove io non arrivo, prego a Dio che me le dia. Ma Dio, com'è? Dio, a che serve? Facciamoci la domanda meglio. Cristo, che è venuto a fare? Non è che noi, Dio è lassù, si è rivelato in Gesù, nel modo di essere di Gesù, nel modo di fare di Gesù, nel modo di presentarsi, di vivere e di morire. È chiaro che secondo l'interpretazione di chi nella fede cerca un interesse, sospetta un Dio grande, grosso, potente, miracoloso, che fa giustizia come piace all'interessato, che fa le cose a mio comando. Un Dio che recita un copione che io ho scritto. Sapete cos'è il copione, no? La traccia che gli attori dicono quando recitano. Oggi è la festa della presentazione di Gesù. Piacere Gesù, piacere corchianese, piacere è l'incontro. Come è questo Gesù? Prima di tutto, stando a questo racconto, è un bambino. È un bambino. Cioè, è per forza? No, che per forza. Che per forza. Né per forza e né per caso. Bambino vuol dire debolezza. Bambino vuol dire indifeso. Bambino vuol dire tutto quello che porto è qui. Non ho né oro né argento, né spade, né medicine, né trucchi, né milizie e né legioni. Un bambino. Vabbè, ma è un bambino divino, lo dice anche il canto di Natale, bambino divino, bambino, ma poi, no, è un bambino, diceva la lettera agli ebrei, che ha scelto di avere in comune come noi il sangue e la carne. Sapete cosa vuol dire? Sapete cosa sono per gli ebrei il sangue e la carne? La vulnerabilità dell'uomo. Il sangue che versi e che perdi e la carne che non gliela fa. Ah. Cosa può darci un Dio che si presenta? Sì, ma poi cresce. Lo vedremo come cresce. Lo vedremo come cresce. Cresce per andare in croce. Ma non è possibile. Noi aspettavamo un Messia.
Vi meravigliate che i banchi hanno dei posti vuoti? Non posso dire i banchi sono vuoti, per l'amor del cielo, ma capitemi, perché i preti hanno sempre paura del vescovo, non sanno che il vescovo gli vuol bene e quando ci sono i problemi soffre più di loro, e qui non ci sono problemi, è un po' come dappertutto, però ragioniamo, non si può mettere la testa sotto la sabbia. Un bambino vero, un bambino divino, ma anche umano. Un bambino che non ha scelto di venire a fare una passeggiata, Dio travestito da uomo. No, uomo! Non si è messo il trucco. Ha indossato la nostra debolezza. Non solo, ma sarà uno combattuto da tutti, segno di contraddizione. La parola italiana non lo rende bene, è la parola greca che lo rende bene. Sarà come qualcuno esposto perché gli altri si divertono a tirargli bastonate e sassate addosso. Questo è il testo, il senso del testo. Questo sarebbe il Messia. Ci meravigliamo che Simeone e Anna non abbiano detto: se questo è un Messia abbiamo sbagliato, aspettavamo un altro, arrivederci. Illuminati dallo Spirito Santo, perché se non sei illuminato dallo Spirito Santo ragioni secondo il mondo, e secondo il mondo se 2 e 2 non fa 4 lire non ti interessa. Bambino come noi, esposto a essere segno di contraddizione, Simeone lo prese fra le mani. Tutto qui? Tutto qui. Il dono è lui. Ma lui com'è? Che farà questo bambino? Io commento sempre il Vangelo, me lo sono scritto. Ho 75 anni per gamba, ma me lo sono scritto perché voi meritate rispetto. Questo bambino sarà consolazione di Israele e redenzione di Israele. Cosa vuol dire consolazione? Sarà con voi. Ma cosa farà? Sarà con voi. Ma a me che mi dà? Sarà con te. Consolazione vuol dire stare accanto e sostenere e parlare quando quello non ha voce. E accompagnarlo sempre. E sarà redenzione. Sapete cosa vuol dire redenzione? Vuol dire quando un uomo rischia di essere sedotto da un'altra donna e ridotto sulla via sbagliata e la moglie ce la fa a riconquistarlo. Mentre noi lo uccidevamo, mentre noi lo tradivamo, Gesù Cristo ci ha riconquistato. Perché ci ha riconquistato? Perché ci ha portato a dire: ma se non ci amava, chi glielo faceva fare quello che ha fatto? Qual è la carta con cui Cristo ci redime, con cui Cristo ci ricompra? Il suo sangue, fratelli e sorelle, il suo sangue. Ecco perché la Chiesa è una famiglia chiamata continuamente a crescere. Io non faccio né condanna di chi manca, né tantomeno giudizio contro i nostri bisogni, le nostre paure, le nostre povertà che ci possano indurre a raccomandarci al Signore, per l'amor del cielo. Ma scusate, ma le cose della vita, è possibile che l'uomo le faccia solo per interesse? Non ci sono delle cose nella vita che si fanno per amore? Perché ci si crede? Perché sono belle? Gesù Cristo è venuto a scegliere coloro fra noi disposti a seguirlo per amore, non per interesse, ma non perché sia capriccioso o faccia il ritroso, si diceva una volta, o si tiri indietro, no.
ma perché lui è venuto a redimere l'uomo. L'uomo è imprigionato dalla schiavitù dell'interesse della furbata. Satana dice a Cristo: povero scemo, ti sei illuso che l'uomo ti venga dietro nella libertà per amore, tu non hai capito nulla dell'uomo. Però Satana non si è fatto uomo, Cristo si è fatto uomo. Cristo lo capisce il cuore dell'uomo, sa come siamo fatti. Ecco, piccolo gregge, si fa per dire piccolo, ma capitemi a cosa voglio dire. È il momento di purificare la nostra fede, di vincere la paura della pandemia, della vecchiaia, della malattia. Però questo si fa non perché siamo forti, ma perché siamo accompagnati, perché siamo amati. Io ve lo dico a cuore aperto, almeno dai miei coetanei in su, noi dobbiamo vivere la fede come se riuscissimo a rimettere a pulito Cristo, così da vedercelo sempre accanto, tutti i giorni, a tutte le ore. Perché, guarda cosa ha fatto, bambino, carne e sangue, contestato, maltrattato, crocifisso, ci consola e ci accompagna, ci riscatta e ci conquista. È la nostra storia, è la nostra bellissima storia di fede. Punto. Adesso la gente si domanda: il vescovo cosa si aspetta da questa predica? State tranquilli, non mi metto in fondo alla Chiesa a fare le domande a chi passa. Non posso credere che ognuno si ricordi tutto. Io, sapete cosa si aspetta il vescovo? Che per un momento il vostro cuore si sia scaldato. E avete detto: Signore, che bellezza. Poi c'è la Chiesa, poi si approfondisce. La Chiesa, capite, la predicazione soprattutto non è: io vi insegno, io sono stato molto prolisso stasera, ma ho rimesso in male di tante altre volte che non sono venuto. Capite? La predica deve essere 10 minuti, un quarto d'ora massimo, ma la predica non serve a insegnare, ma a stupire, a meravigliare, a incantare, a farti dire dal profondo: che bellezza, voglio approfondire, perché queste cose sono proprio belle, sono proprio per me, pareva che Cristo le dicesse per me. E allora c'è la comunità, che nella preghiera, nella catechesi, nella formazione, ora riprenderemo piano piano, prima quando sono arrivato già Alessandro mi raccontava qualcosa che state cominciando a fare, avanti, ripartiamo con tutta la prudenza, la cautela, però ripartiamo, abbiamo troppo bisogno, perché questo Cristo così diverso da come l'uomo se lo immagina, o lo ami o lo molli. Segno di contraddizione, o di qua o di là.